sei mesi è durato il processo contro il colonnello delle SS Adolf Eichmann, accusato di crimini perpetrati contro il popolo ebraico e contro l'umanità. L'attenta sorveglianza delle forze di polizia di Israele sul palazzo di giustizia di Gerusalemme protegge l'incolumità dell'imputato, i cui delitti hanno fatto fremere d'orrore il mondo intero. Alcuni superstiti dei campi di sterminio hanno narrato le loro terribili esperienze dinanzi ad un pubblico che ascoltava inorridito. Nella cabina di vetro a prova di proiettili, Eichmann ha seguito con grande attenzione le 121 udienze del processo. Preciso, ordinato, metodico come ogni buon tedesco, consulta spesso i suoi appunti. Solo un leggero tremito delle labbra sottili tradisce di tanto in tanto l'ansia dell'uomo corresponsabile dello sterminio di 6 milioni di ebrei. L'ombra della morte aleggia cupa nell'aula e i capi d'imputazione eletti dal giudice Moshe Landau prendono sostanza attraverso le parole dei testimoni. Poi il procuratore generale Gideon Hausner conclude la sua martellante accusa dicendo: solo una sentenza attende Adolf Eichmann, nato uomo ma divenuto belva. Se la condanna a morte non sarà applicata, non vi sarà più al mondo un altro essere che possa meritarla. Il difensore, l'avvocato tedesco Robert Servatius, tenta invano di gettare su altri le responsabilità dell'accusato. L'imputato si difende dichiarando di avere ubbidito agli ordini di Hitler. E termina con queste parole: vorrei ora di mia spontanea volontà domandare perdono al popolo ebraico e dichiarare che inorridisco al pensiero di ciò che è stato fatto agli ebrei. La sentenza, letta nel profondo silenzio, dice: accusato, siete riconosciuto colpevole dei crimini perpetrati contro il popolo ebraico e contro l'umanità. Il fine dei crimini contro il popolo ebraico era di far sparire l'intero popolo dalla faccia della terra, e ciò è quello che distingue questi crimini dai delitti contro le persone e gli individui. E conclude: questa corte condanna perciò Adolf Eichmann a morte per i crimini contro il popolo ebraico. La condanna sarà eseguita mediante impiccagione, ma l'avvocato Servatius ha già presentato il ricorso in appello.